E salve a tutti, gente qua, Giga che parla, qui siamo qui con un nuovo episodio di Cibirobo Clean Sweep. Nella scorsa puntata abbiamo fatto cose, non ricordo se era la scorsa puntata in cui abbiamo incontrato a Cappella, ma no. Però, ok, non ricordo neanche se c'era roba che ci stava aspettando. Comunque, in senso di quanto pacchi. Però di sicuro non arrivo adesso perché non è finita la giornata. Anzi, era forse appena iniziata. Boh, non so se siamo a fine o no. Ok. Babbo, effettivamente non so cosa fare. Abbiamo roba da fare tipo. Sì, è vero, se non sbaglio adesso possiamo pressoché pulire il corridoio. Poi secondo me il mattino dopo avremo il nuovo torneo del risparmio. Quello. Ma non ci arriveremo mai nella vita. Test. Ah, sì. Cibirobo, scusa se ti chiamo in questo modo. A seconda dei miei calcoli. Cosa? La tua corda è arrivata per la prima volta a 200 metri? Centimetri, vabbè. Perfetto, perfetto. Mettiamo qui un punto per curarcelo. Ok, però effettivamente posso farlo. Oh, ho completamente dimenticato. Ah, di nuovo. Ok. Questo potrebbe essere il segnale per dire che effettivamente il corridoio forse è totalmente fattibile? Spero. Perché se così è, pressoché del corridoio ci serve da pulire solo il pavimento. C'è altro che deve fare da qui? No. Ci sono delle sporcizie qua da fare. Questo effettivamente devo farlo da qui. Uff, non mi dire che quello lì sarà il nostro ostacolo. Quell'angolo del cavolo. Se lascio proprio quell'angolo come ultima cosa, forse me la dà per buona. Quindi non devo proprio lasciare nient'altro. Ok, grazie. Anche perché comunque c'era una corda, c'era una presa anche dall'altra parte, quindi forse ci sarei arrivato con quella. Poliziotto, vai. Non va quel paese. La casa, pochi watt, perfetto. E questa è la mia ultima sacca, vero? No, ce n'è ancora una. E pieno. Cos'è?
Ok, era ora. So che c'è un altro, ok. Questo è carino. Va bene, l'ultimo lo lasciamo per la casa. Ci sono 5 pezzi di polvere lasciati. Ci sono anche pezzi di fango in giro, ma quelli non sono l'ostacolo. Tipo questo. Riuscirò a pulirlo prima che faccia notte? Non credo. Ehi. Ah, tra l'altro non l'ho detto, ma qui non compare quella cosa. Se guardate il primo gioco in cui pulivamo questa sporcizia qua per terra, a una certa arrivava a tale dire: eccoti un bonus per aver pulito tot macchie. Non c'è qua. Per fortuna, direi, interrompevo un sacco di volte quella cosa. Ciao. C'è no? Giusto? Sì, ne ho tante, se non sbaglio. Provvediamo subito a quella un po' più in là. Bong. Bene. Tutto nella norma. C'è ancora un po' di tempo e la casa sta morendo. Riesci a fare sta macchina? Ne faccio giusto solo uno, perché so che tanto avrò abbastanza spazio. Ok. Ho un sacco di oro, effettivamente. Venendo a pulire la polvere e ti può rendere ricco. Una sola giornata a pulire basta, ti può dare un sacco di soldi. Io cosa ci posso fare con quel cartello? Fa parte della stessa macchia? Non credo. Ah, ok. Grazie.
tanto adesso ci chiamano. Prima cosa che faremo è un po' riempire il vuoto della casa. Cibirobo, per favore, finisci stasera. Effettivamente, non è una buona, non è una cattiva idea farlo stasera. E siamo passati a 13.500. Ok. Non credo bonus per questa cosa. Buonasera. Arrivo, dove salvare? Non ha proprio nulla da dirci. E quindi non avevamo niente che ci aspettava. Ai rifornimenti, ok. Oh, si deciderà dei vuoti della casa. Abbiamo già rischiato grosso, questo è vero. Oh, non è bastato. Interessante. Vabbè, bastano a me. Adesso una sacca non basta più per riempirlo. Quindi è 600 quello che ti dà. Non è che tu hai già sporcato in giro? Ora è pulito, quindi non sporca più come prima, ma comunque rimane sempre un cane. Oh. No, mi prendere in giro. Au. Ok, finito di rompere le scatole. Ciao. Bene. Vediamo se è fattibile concludere sto... coso. Ok. Per quella macchia che ho visto là, c'è una presa? Sì, rotta ma c'è. Direi sì. Dopo sta giornata probabilmente non serviranno più a niente ste prese che metto, perché oltre a pulire non servono a niente. Ah, giusto. No, perché mi sono staccato. E all'ultimo. Devo sfregare ed è caduto il pezzo d'oro, ma ok. Siamo 30.
è scomparsa la macchina lì che abbiamo fatto prima di risucchiarla. Ok. Bene, è rimasto un pezzo di polvere. Ah, giusto, ora che posso farlo vedere. Con quel chip che abbiamo ottenuto, se non sbaglio, adesso possiamo risucchiare anche questi. Eh? Ok. Allora è diventato più splendida. Non del tutto, però. Nel TV shopping? Ah, il vacuum chip 2 è ora disponibile. Sì, quella cosa che abbiamo detto. Ogni volta che arriviamo al 70% in ogni stanza ci sarà un chip per Cibirobo. Tra l'altro non so se avete visto, ma c'era Lucky che festeggiava di là, perché ogni volta che c'è qualcosa di bello loro sono programmati per festeggiare, la famiglia. Effettivamente ti riempiono il coso, quindi è utile farlo con l'aspirapolvere. Ehi, di questi ce ne sono 8 in giro. Oh no, mi sa che... No, potrebbe non essere il nostro ostacolo. Dicevo, potrebbe essere l'unica cosa che non possiamo fare. Però forse ci riusciamo. Se riusciamo ad arrivare a tutti gli angoli, sì. E direi che è un sì. E 0 di questi sono rimasti. Ora, c'erano... Indicava che c'erano un sacco di zone sporche quanto macchie. E credo sia l'unica cosa rimasta, perché spazzatura non ne vedo. Vediamo dove sono ste macchie. Io non le ho viste. Si saranno riformate da sta parte a sto punto. Ah, giusto, so cosa c'è. Non ho controllato in realtà la zona delle scarpe. Neanche lì si sporca spesso per via delle scarpe, per l'appunto. Sì, sì. Anche se ne vedo solo 3 qui. Anzi, 2. E dove sono gli altri? Cosa? Qualcosa che non riesco a vedere. Ok. Dietro le porte, no. Dov'è? Ci manca così poco per completarlo. Dove sono? Dove possono nascondersi 7 macchie? O 6, quello che sono. Tutti i coni? Ah beh. Questo sì, però poi... Ne manca 5. Ah! LOL! Vediamo cosa succede completando 100%. Questa qua sarà tipo l'unica stanza con cui ho l'occasione di farlo. E... voilà. Quest'area è diventata splendente. 100% di splendente. Nel canale TV... Flat object is now... Oh, sì, ok, vuol dire pavimento. Ok. Eh? Ah, ok, ancora uno. Va bene, grazie. E tanti punti qua comunque.
Perché hai dovuto fare una seconda volta se non è neanche apparso nulla al canale TV? Boh. Se il giorno me lo, se la notte me lo permette, vado a vedere cos'è effettivamente la roba, però. Se no, ci accontentiamo. Insomma, dovrebbe essere semplicemente pavimento e muri. Sì, questo qua è il pavimento. Queste qua, tra l'altro, sono quelli del soggiorno. Questi sono quelli del coso. Poi cosa abbiamo qua? Ok, una vasca nuova. E questa insieme, sì. Ci sono diverse cose, anche scontato, tanti numeri. E what? Beh, sì, ne ho. Non credo arriverò al telefono in tempo, però 12 e 13. Ok. Poi cosa abbiamo detto? Questo no. 27 e 28. Questo e questo 35 e 36. Quello lì è un 3. Voilà. Ripeto, domani mattina probabilmente c'è anche il coso del torneo del risparmio, però vediamo. Gara contro il tempo. Ok. Allora, 12. Se non sbaglio, pavimento e muri sono le cose più costose che potete comprare, quindi non mi aspetto, forse non ho neanche abbastanza cose per farlo, ma ok. Mi porterà un po' al verde, ma ho un sacco di oro in riserva, quindi 27 e 28. Ora vedremo cosa c'è. Abbiamo dedicato una puntata pressoché solo a pulire il corridoio. Ma vedremo domani mattina le cose e poi termineremo. Anche perché, ripeto, probabilmente ci farà vedere cosa sarà la prossima cosa del torneo del risparmio. E adesso siamo al 17° posto. Anzi, 1700 posto, ok, quello che è, vabbè. No, in realtà non ho tutti i cuori, scherzavo. Siamo sotto i 10.000, c'è un level up sicuro, su. Buongiorno. Oh! Dopo che sei passato sotto i 10.000... Hai fatto un lavoro perfetto, perfetto. In celebrazione del tuo 10.000° posto. Un bonus è arrivato alla Circosoft. Grazie. 180 di batteria, niente male. La tua batteria è stata upgradata a 180 watt.
Quanto posso allungare? La Mantine Machine è stata ponendo la più lunga. Ora puoi estenderla fino a 240. Ok. Finora non mi sembra di aver visto nulla che mi porti a cosa. Ok, sono arrivati i nostri oggetti. Non ha grande differenza con così. Posso fare così. Interessante. Il divano non l'abbiamo ancora pulito. Perché sembra ancora a pezzi? Così mi piace moderno così. Bueno. No. Beh, fanno un po' di schifo. Questo qua sembra di stare in un background di Earthbound. Quasi dico C. Fatto sta che ci sarà comunque sempre una sbarra arrugginita in mezzo alla stanza, però. Ah, ok, questo qua non puoi scegliere. Quindi immagino anche tutto questo. C'è un'ape, ok. Colorate non va bene, va bene così. La tenda si fa colorata. Avevamo fatto tipo il rubinetto viola, quindi C secondo me è ok. Con le ultime forniture arrivate. Oh, è arrivato anche un regalo dalla Circusoft. Jenny ha dei nuovi vestiti in arrivo. Vediamo se li vedremo subito. Mi domando che tipo di vestiti siano. Andiamo a vedere quando durante la giornata. Ad ogni modo, ci vuoi salvare? No. Vediamo se vogliono settare qualcosa del treno di risparmio. No. Ok, niente treno di risparmio. Beh, adesso c'è tutta un'altra impressione per questa stanza, è molto meglio. Ok, vabbè. Allora io qua vi saluto. Qua è tutto, non c'è prossima. Grazie per aver seguito questo episodio. Se vi è piaciuto lasciate un like e arrivederci a tutti quanti. Ciao ciao!